Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 dell'Onora Passarella in questa nuova edizione del TG nord Apriamo con l'intervento dei Vigi del Fuoco a Tezza sul Brenta nel Vicentino in via Lazzaretto nella frazione di Granelle per il crollo parziale del tetto di un'abitazione adibita a ricovero attrezzi agricoli. Fortunatamente non si segnalano persone ferite. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Bassano del Grappa e Vicenza hanno eseguito un sopralluogo e rimosso le parti ancora pericolanti. Inoltre l'azienda elettrica ha distaccato la linea per garantire la sicurezza sul posto. Il personale comunale ha disposto l'abbattimento del manufatto che avverrà non appena possibile, mentre le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono state completate. La Polizia di Stato di Padova, su disposizione del questore Marco Dorisio, ha eseguito l'espulsione di un cittadino marocchino di 49 anni avvenuta il 27 marzo. L'uomo era entrato in Italia nel 2010 per ricongiungimento familiare ma nel 2011 è stato arrestato per l'omicidio doloso nei confronti della moglie condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione. Dopo essere stato scarcerato nel 2023 è stato ritenuto pericoloso e trattenuto presso un centro di permanenza per rimpatri a Milano. Nonostante abbia presentato una domanda di protezione internazionale, il suo trattenimento non è stato convalidato e successivamente è stato rilasciato. Tuttavia è stato rintracciato e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia. Grazie ai colloqui tra la questura di Padova e il consolato del Marocco è stato rilasciato, un lascia passare consolare che ha permesso il suo immediato rimpatrio nel suo paese d'origine. Le autorità competenti, tra cui il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato controlli congiunti su un laboratorio tessile a Tezze sul Brenta nel Vicentino, gestito da un cittadino cinese. Durante l'ispezione è stato scoperto un lavoratore non regolarmente assunto, il che ha portato alla sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle norme sul lavoro. Inoltre sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, tra cui l'uso di attrezzature pericolose, la mancanza di protezioni adeguate e mezzi di estinzione incendi. Di fronte a queste violazioni, il laboratorio con 26 macchine da cucire e tre presse sono stati immediatamente sequestrati. I locali di lavoro sono stati trovati in condizioni igieniche precarie, senza segnaletica di sicurezza e con vie di fuga ostruite. Il datore di lavoro è stato così deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per reati irrelativi. Relativi alla sicurezza proprio sul lavoro. Questa azione fa parte di una più ampia operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro per contrastare lo sfruttamento della manodopera e prevenire i rischi per la salute dei lavoratori. Sono in corso ulteriori anche accertamenti. Il sindaco Sergio Giordani è intervenuto sul recente episodio di incendio presso il complesso Ex Configliati all'Arcella, sottolineando l'importanza della riqualificazione urbana per garantire sicurezza, aggregazione e qualità della vita nei quartieri. L'incidente, verosimilmente causato da persone in cerca di ricovero, sottolinea infatti la necessità di interventi concreti per cancellare i non luoghi della città. Giordania ha evidenziato, in una nota diffusa alla stampa, le numerose operazioni di riqualificazione già realizzate, come la bonifica di Vianelli e la trasformazione di ex aree industriali in spazi pubblici regenerati. Per quanto riguarda l'ex Configliachi, si annuncia una soluzione già trovata, che prevede la riqualificazione finanziata sia dal comune che dalla provincia, che permetterà così di restituire il complesso alla cittadinanza con funzioni pubbliche. I cantieri per la riqualificazione partiranno rapidamente dopo la conclusione delle procedure di gara. Nel frattempo verranno adottate misure per garantire la sicurezza dell'immobile e Giordani sottolinea che questa è una notizia positiva per il quartiere, frutto di anni di lavoro di squadra tra amministrazione, istituzione e comunità locale. Rimaniamo a Padova dove, alla fine di garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità, sono previste alcune chiusure temporanee al traffico veicolare in diverse vie della città. Tra cui via Giacomo Leopardi nel tratto in direzione est tra via Manzoni e il numero civico 12, fino al 4 aprile dalle 9.30 alle 16.00, ad eccezione degli orari di uscita degli studenti dagli istituti scolastici adiacenti per interventi di potatura dei platani, ma anche interventi in via Patriarcato, tra via Frigimelica e via Accademica nel 9 aprile dalle 9 alle 14 per il sollevamento di un gruppo frigo sulla copertura di un edificio. Altri interventi anche in via Antonio Stoppani di fronte al numero civici 1214 e previsti per la data dell'11 aprile dalle 8.30 alle 12 per lavori di manutenzione sulla grondaia a filostrada presso un edificio. Ulteriori interventi anche in via Domenico Campagnola tra via Collegio San Marco e via Viel. Nelle nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, proroga chiusura fino al 9 aprile per la soppressione di alcuni allacciamenti della rete del gas metano. Inoltre, per il rifacimento del manto stradale saranno temporaneamente chiusi al traffico veicolare i seguenti tratti stradali, tra cui Via della Biscia tra Via Matteucci e il numero civico 124 dal 2 al 12 aprile dalle 8:30 alle 18:00, ma anche in Via Andrea Maria, Via Amper dal 2 al 26 aprile dalle 8 alle 18. Ulteriori interventi anche in via Federico Confalonieri tra il numero civico 28 e via Salvatore D'Acquisto, via Sandro Godina e via Antonio Tongiz tra via Confalonieri e via Anfossi dal 15 al 30 aprile dalle 8 alle 18. Quest'anno partiamo il primo aprile come l'anno scorso, quindi Pasquetta apre il Naviglio, dalle 17 alle 2 saremo 8 stand, di cui 2 dedicati allo street food e 6 bar. Sì, Quest'anno nei tre palchi per, per i grandi eventi abbiamo previsto dei pannelli fonoassorbenti per il rispetto del quartiere e per attutire il più possibile il volume. Per quanto riguarda gli eventi eh, c'è grande concentrazione, come negli scorsi anni, come ha sempre fatto questa organizzazione, eh, per il sociale e per il culturale. Eh, portiamo avanti le collaborazioni con Vivi Autismo, dove faremo eh, la giornata di mercoledì 3 per la giornata mondiale per l'autismo, eh, collaborazione con Casa Priscilla, faremo lo spritz letterario, eh, Città, della, Città della Speranza, insomma come ogni anno tante collaborazioni sociali, tanti grandi eventi. E nelle serate di maggior afflusso dei ragazzi eh, abbiamo previsto come gli anni scorsi l'uscita da mezzanotte in poi. Il deflusso l'abbiamo previsto verso la zona delle università e non verso la zona delle abitazioni. Ed è stato previsto a partire da quest'anno nelle nostre zone di competenza anche un servizio di street tutor dalla mezzanotte. Sì, un divertimento responsabile, oltre ad AssoSafe, che farà delle serate per appunto il bere responsabile, con eh, la misurazione del tasso alcolemico dei ragazzi con degli etilometri, gratu con degli etilometri gratuiti per tutti. Siamo in collaborazione con IT Taxi che darà precedenza alle telefonate che arrivano dal Naviglio e siamo in collaborazione con DOD che per la prima volta sbarca a Padova da metà aprile dove nel caso non si sia in grado di mettersi alla guida si fa una telefonata e arriva una persona che guida la tua macchina fino a casa tua. Il 3 aprile perché celebriamo la giornata mondiale dell'autismo che è il 2 aprile. Ogni anno c'è questa ricorrenza e il colore che rappresenta questa giornata e l'autismo la, è il blu. Pertanto il 2 aprile e il 3 aprile vi sarà lo spritz blu proprio giustamente per collegare i due eventi. Infrastrutture venete ha completato gli interventi di modernizzazione sulle conche di navigazione di Bussari e Baricetta lungo il canale Fissero Tartaro e Canal Bianco con un investimento di oltre un milione di euro. Queste migliorie permettono il potenziamento dei traffici commerciali e turistici lungo l'idrovia che collega Mantova e Venezia. I lavori hanno compreso la sistemazione dei panconi di chiusura delle due conche. La manutenzione delle porte vinciane, il rifacimento degli acquedotti, ma anche la manutenzione dei sistemi oleodinamici e ripristini alle opere murarie. Questi interventi rientrano nella strategia regionale di sviluppo delle infrastrutture fluviali, dell'intermodalità e della sostenibilità dei trasporti. Alessandra Grosso, direttore generale di Infrastrutture Venete, ha sottolineato l'importanza di questi interventi per potenziare l'infrastruttura fluviale e favorire il turismo sostenibile. Inoltre ha annunciato che la navigazione lungo il canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco riprenderà senza nuove interruzioni, garantendo efficienza e sicurezza per i turisti e i commercianti. L Infrastruttura Venete gestisce anche altre infrastrutture di navigazione interna e ferroviaria nella regione del Veneto, garantendo la fruibilità e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale. Pasqua e Pasquetta in Villa dei Vescovi con il Fai il Fondo per l'ambiente italiano, un'esperienza speciale per le famiglie e i bambini durante proprio le festività pasquali. Con una novità entusiasmante, la caccia alle uova, grazie al sostegno di l'Int Italia, che per il primo anno sponsorizza l'evento. I partecipanti alla caccia alle uova saranno infatti premiati con deliziosi cioccolatini e gold bunny. Inoltre sono disponibili visite guidate a orari prestabiliti liti, con prenotazione consigliata. Sarà comunque possibile anche esplorare liberamente la villa celebre per i suoi affreschi, gli arredi e il giardino all'italiana e il vasto brolo con area giochi e picnic utilizzando il biglietto d'ingresso. Padova dedica una retrospettiva completa ai film di Carlo Mazzacurati, regista padovano, scomparso dieci anni fa, celebre per i suoi dodici film di finzione e cinque documentari. Tra cui alcuni vincitori di prestigiosi premi come Il Leone d'Argento a Venezia e Il Davide di Donatello alla carriera. La retrospettiva comprenderà tutti i 17 titoli della sua filmografia e verrà proiettata nelle principali sale cittadine, Multiastra, Porto Astra e Cinema Lux, Ogni martedì alle 21, dal 2 aprile al 18 giugno. La programmazione inizia con La Passione, presentato dall'attore Giuseppe Battistone il 2 aprile, seguito da L'amore ritrovato, il 9 aprile, con la, giusti, eh, con la giusta distanza, il 16 di aprile. Gli altri film e gli ospiti delle serate saranno aggiornati di volta in volta sui siti dell'Ugania Film Festival e Giole Film. Ogni film sarà accompagnato dai collaboratori più stretti di Mazzacurati come attori, direttori della fotografia, sceneggiatori e scenografi. Il 28 maggio si terrà un convegno presso l'Aula Magna dell'Università di Padova con la partecipazione del direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Ferinelli e dei professori Giampiero Brunetta, Giorgio Tinazzi e Antonio Costa. L'iniziativa, organizzata da Eugania Film Festival e Iole Film, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Padova, la Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati e il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, offrirà così una preziosa opportunità per la città di omaggiare un autorevole artista e riscoprire il suo contributo alla cultura cinematografica locale e nazionale. Il 28 marzo Iesi ha accolto il piatto di Federico II insieme ad una delegazione guidata dall'assessore alla giostra di Monselice Luca Piccolo. Questo evento fa parte di un progetto enogastronomico e turistico dedicato allo Stupor Mondi, mirando la crescita economica e turistica della città dove l'imperatore ha lasciato il suo segno. Il progetto, che ha già avuto successo nella città di Monselice, Palermo e Altamura, cerca di espandere i confini territoriali coinvolgendo luoghi significativi legati alla storia proprio di Federico II. A Jesi, città natale dell'imperatore, si è tenuto un incontro pubblico sulla nascita di Federico II, la sua città e l'enogastronomia come strumento di sviluppo turistico e culturale. L'evento ha visto la partecipazione di istituzioni locali, stakeholder ed esperti del settore. La delegazione di Monselice ha visitato anche il museo dedicato all'imperatore prima di unirsi alla conviviale presso l'Istituto Enogastronomico Marchigiano. Il progetto, così, si estenderà anche a Palermo e Altamura, coinvolgendo ristoratori e chef locali nella creazione di piatti ispirati proprio al Medioevo. Questa iniziativa mira infatti a promuovere le destinazioni legate a Federico II e valorizzare la loro eredità storico e culturale. Per Monselice questa iniziativa rappresenta un'opportunità anche per promuovere la città e la sua storia federiciana contribuendo alla crescita economica e turistica del territorio anche dal punto di vista culinario. La ventiquattresima edizione del concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, si è tenuto sabato 16 marzo alla Radica di Treviso. La manifestazione, gemellata con la competizione internazionale del Look of the Year Italy, che ha visto trionfare super top model come Cindy Crawford e Giselle Bunchen, adesso si prepara per la prossima attesissima tappa, prevista per venerdì 10 maggio proprio a Campo San Piero. E anche per questa nuova edizione del TG Nord-Est è tutto. Vi lascio alla programmazione di Caffè TV24, augurandovi una serena e felice Pasqua.